25 gennaio 2006. Vittoria inaspettata alle elezioni politiche nello Stato palestinese di Hamas, che conquista 75 seggi su 132. Al-Fatah ne ottiene solo 45. Si sono recati a votare i tre quarti degli aventi diritto. Per Unione Europea e Stati Uniti, Hamas è nella lista delle organizzazioni terroristiche, poiché il suo obiettivo è eliminare lo Stato di Israele e sollevare la bandiera di Allah sopra ogni pollice della Palestina, cioè costituire una repubblica islamica. Il premier israeliano Ehud Olmert afferma che non tratterà mai con un governo che includa il partito vincitore. Il presidente americano George Bush tenta di indurre gli altri membri del quartetto, Unione Europea, Nazioni Unite e Russia, a tagliare gli aiuti ai palestinesi. Israele minaccia di uccidere qualunque esponente di Hamas alla prima rottura della tregua unilaterale e annuncia il congelamento dei proventi fiscali palestinesi, 50 milioni di dollari mensili, tuttora riscossi dagli occupanti per conto dell'autorità nazionale palestinese. Il 18 febbraio 2006, Abu Mazen, ex premier e guida dell'OLP dopo Arafat, impone al Parlamento palestinese la votazione di modifiche costituzionali, attribuendosi la facoltà di indire nuove elezioni e costituendo un nuovo organismo per controllare le future leggi. Un anno dopo le elezioni, nella striscia di Gaza oltre 300.000 persone manifestano per festeggiare il 20° anniversario della fondazione di Hamas e promettere una nuova intifada.